Oggi continuiamo quello che abbiamo visto la volta scorsa, cioè i criteri di congruenza da triangoli. L'altra volta abbiamo visto il primo. Cosa diceva il primo criterio? Due triangoli sono congruenti se hanno congruenti due lati e l'angolo compreso. Oggi vediamo il secondo criterio. Io vi mostro come visualizzarlo su GeoGebra. Voi fate le stesse cose, qui o a casa, chi riesce a farlo qui meglio, che è il computer che non funziona, se lo farà a casa. E faremo in modo di vedere un'altra tecnica da cui dedurremo il secondo criterio per costruire due triangoli congruenti e poi verificare se sono sovrapponibili. Okay? Per far questo utilizziamo GeoGebra, apriamo GeoGebra qui da me. Si apre su nostra geometria di base. Chi lavora in Ubuntu, icona in alto a sinistra, quella delle applicazioni, quella del simbolo di Ubuntu, si clicca una volta, si scrive GeoGebra, il nome del programma. Ma come il posto della... Nel voi non c'è. E altrimenti chi ha gli assi cartesiani basta che vada su visualizza e toglie la spunta sugli assi. Ok? Allora, cominciamo e creiamo la base del nostro triangolo, che abbiamo visto l'altra volta non essere sufficiente definire il triangolo. Servono altri elementi, tra un attimo vediamo quali. Andiamo sulla seconda icona, quella del punto, e piazziamo un punto dove vogliamo sul foglio, ok? Quello è uno dei vertici del nostro triangolo. Dopodiché andiamo a inserire il segmento base, andiamo a inserire con la terza icona il segmento di lunghezza fissa. Clicchiamo su questo una volta, clicco su A una volta, mi chiede quanto vuoi che sia lungo il tuo segmento, diciamo 10 cm, 10 unità, e scrivo 10, invio. E produce terza icona, terza segmento di data lunghezza. Ok? Dopo aver prodotto la base, andiamo a definire i due angoli adiacenti a questa base. Uno non basta, due saranno sufficienti. Okay? Prendiamo ad esempio l'angolo di vertice A. Selezioniamo nell'icona degli angoli angolo di data misura. Okay? Poi clicco B, A. Mi chiede che angolo vuoi, 45 gradi va bene, in senso antiorario, ok, e lui produce questo spicchietto verde con l'ampiezza dell'angolo. Sposto un attimo il foglio perché così mi mostra qual è il punto che definisce la semiretta che forma quell'angolo. Vado a costruire la semiretta. Seconda icona, semiretta tra due punti, uno è A e l'altro è il primo. Okay. Questa semiretta forma col mio lato AB uno degli angoli di base. Adesso vado a costruire l'altro angolo di base adiacente alla base di vertice B. Per far questo di nuovo vado su angolo di data misura, deve essere già selezionato quando lo riseleziono, punto su A, punto su B. Questa volta posso cambiare l'ora dell'angolo, diciamo 65 gradi, ma attenzione, devo cambiare l'opzione anziché antiorario, orario, perché altrimenti lo fa al di sotto del segmento. Cambiamo in orario.
mi costruisce l'angolo beta di vertice B di ampiezza 65 gradi. Di nuovo sposto un pochettino in sotto, ecco che visualizza l'altro vertice. Semiretta da B ad A'. E ho le due semirette che con la base formano i due angoli desiderati. Per costruire il terzo vertice del triangolo, interseco con le due semirette. Quindi seconda icona, intersezione tra la prima semiretta e la seconda, e ho il vertice C. Un istante. Costruiamo il poligono A, B, C e di nuovo A. E ho il mio triangolo che ha come lato di base un segmento che è ampio 10 unità. L'angolo in A è 45 gradi, l'angolo in B è 65. Ok? Quindi ho costruito il triangolo a partire da un lato e due angoli adiacenti a quel lato. Lo facciamo un po' più piccolo, lo sposto. D'accordo? Se adesso costruisco un altro triangolo con gli stessi criteri, fate attenzione per cortesia, lo potete farlo anche voi. Se avete domande vi rispondo dopo, lasciatemi finire. Prendiamo un altro punto, partiamo da qui per costruire un altro triangolo con gli stessi criteri. Sempre segmento di base con la stessa lunghezza. Chiamiamo la lunghezza di base da 10. Lo picciolliamo. I due angoli alla base, questa volta in D e in E, 45 e 65 gradi. E 45, ok, la semiretta di E primo, ok, poi l'altro angolo, quello di vertice E, 65 in senso orario. E poi intersechiamo infine le due semirette e abbiamo il vertice E. Costruiamo il triangolo D, E, forse F. Ok, adesso verifichiamo che sono sovrapponibili. Se lo sposto sopra il primo, le due figure sono del tutto sovrapponibili, hanno le stesse misure. E andiamo a verificare, eccola qua, distanza A, B, D, E, A, C, stipulato, ok, di nuovo qui in questo caso. Ok, vedete che le misure corrispondono anche l'altro lato, l'altro angolo che è scusa, mettiamo l'ultimo angolo. Sono due angoli, quindi vicini, la cosa più difficile. Allarghiamo un po' l'immagine. Ok. Hanno
le stesse misure, le quali le abbiamo costruiti con un lato e i due angoli adesso adiacenti. Questo è il secondo criterio di congruenza. Se ho due triangoli ABC, A', B' e C', angolo alfa, beta e gamma, alfa primo, beta primo e gamma primo, i due triangoli ABC e A', B', C', sono congruenti se hanno congruenti un lato, per esempio AB, AB congruente al primo B', e i due angoli adesso adiacenti, alfa congruente ad alfa primo e beta congruente a beta primo. Ok? Fermiamo qui la registrazione, adesso vi vengo ad aiutare.